Buonasera a tutti, Pietro Riccio, creatore, sviluppatore e gestore di Case Vacanza. Stasera mentre rientro voglio fare questo filmato perché ieri un amico mi ha aperto la mente. A proposito, per chi ieri si aspettava il filmato dell'artigiano che veniva di domenica pomeriggio, purtroppo la moglie gli ha detto: ma no, a domenica pomeriggio è fatto per stare a casa. Quindi lui è rimasto a casa e io non ho potuto fare il filmato per dimostrare che lui aveva seguito il mio consiglio, e uno in meno. E quindi un altro amico parlando dice: ma guarda che il difficile è fare il primo, ecco qua, forse si vede meglio, è avere il primo proprietario che ti dà un appartamento. Vero, il più difficile è il primo, perché prima del primo non abbiamo esperienze, non abbiamo capacità, non abbiamo mai usato una strategia, e quindi può succedere che fino ad allora è troppo difficile. Poi fatto il primo, vi garantisco che gli altri diventano più facili, ed è vero. E quindi l'amico mio mi fa: dove lo trovo il primo? E infatti, dove lo trovo il primo? Allora io gli ho detto: allora, intanto comincia a vedere su WhatsApp. Siccome su WhatsApp, allora, guarda quante persone hai nella memoria di WhatsApp, gira, vedrai che qualcuno di loro ti viene in mente che ha qualche appartamento. Poi prepara un bel messaggino dove ti presenti: ciao, sono, mi permetto di mandarti questo messaggio perché sto iniziando bla 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 questo tipo di attività, e se tu o un tuo conoscente ha un appartamento da affittare sarei interessato a valutarlo. Magari ognuno scrive come più gli si aggrada, più è il suo modo di parlare, e lo mandi a tutti. Qualcuno ti dirà: non mi da, no, qualcuno non ti cagherà proprio, qualcun altro ti dirà: ma io ce l'ho, ma ce l'ho affittato. Bene, quando scade il contratto, guarda che io sarei interessato a scambiare due parole con te. Quindi gli andate magari a incontrare, cominciate a coltivarlo, prima o poi quell'appartamento sarà libero e ve lo affitterà. Poi chiedete al vostro proprietario se siete inquilini da qualche parte, al proprietario dei vostri genitori se sei un giovanotto, a tutti gli amici che incontri in palestra se vai in palestra. Se invece vai alla SNAI, che è una bruttissima abitudine, ma c'è gente che va alla SNAI, a tutti quelli che stanno alla SNAI gli dici: hai un appartamento da affittare? No. Conosci qualcuno che ha un appartamento da affittare? Sì, no, forse. E di qualsiasi cosa, se mi metteresti in contatto con questa persona? Che altro c'è? La SNAI, bruttissima abitudine. La palestra, ottima abitudine. Quando vai a correre al parco, ci sarà gente che incontri la mattina e dici: trova la scusa, ciao, sai, oggi devo correre un pochino meno perché sto cercando qua in zona un appartamento da affittare. Non è che lei conosce qualcuno, e così magari viene fuori. Al momento non mi vengono: accompagni tuo figlio a scuola, conosci le persone fuori alla scuola, chiedi. Conosci quell'amministratore di condominio, chiedi. Fatti un giro, anche prima con la mente, per ricordare. Se hai amici che fanno l'agenzia immobiliare, vai, chiedi. Non è un tuo amico, ma il tuo amico conosce uno che fa agenzia immobiliare, beh, vai dal tuo amico e dici: mi metti in contatto, sai, perché io voglio iniziare questo tipo di attività, voglio ospitare persone che abbiano bisogno per pochi giorni, e quindi voglio creare un appartamento che sia attrezzato a poter dare questo servizio alle persone, e quindi ho bisogno di sfruttare la legge 1495 per il subaffitto, e quindi voglio creare questa cosa. Alla fine tu devi solo prendere un appartamento, non 100. Quindi fra tutte queste, la memoria del tuo telefono, WhatsApp, prova a mettere un'inserzione sul tuo profilo. Quanti amici hai su Facebook? Metti sul profilo: sto cercando un appartamento, bla bla bla. Poi noi ci siamo creati delle nostre frasi che fanno un grande effetto, ma ognuno magari si creerà le sue. Se no chiedimele in privato, qualche dritta te la do lo stesso, a gratis, va bene? Detto questo, se ti piacciono i miei filmati, iscriviti al canale Amare gli Immobili Affittostanza e
al mio profilo Pietro Riccio su Facebook, su tutti i social mi troverai, e se ti piace quello che ho detto mettimi un like o condividi addirittura, e se hai delle domande perché ti piace l'attività di sublocazione per affitti brevi, chiedimi, ti darò tutte le risposte che vuoi. Ciao, buona serata e al prossimo filmato che sarà domani.